Bentornati a tutti o benvenuti a questa terza puntata del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica, che a quanto sembra sta riscuotendo un discreto riscontro, perché è molto importante per tutti, ecco, abbracciarsi e radicarsi in essa. E nella prima puntata ho ricordato, insomma, che noi figli di Dio non dobbiamo andare a cercare cose strane o cose nuove, a mio avviso, o cose particolari, insomma, suggestioni. Abbiamo tantissime bellezze da riscoprire. La nostra fede è una fede bellissima. La vita cristiana è una vita non facile, d'accordo, anche se semplice. Ma pur non essendo facile né, come dire, agevole secondo i canoni del mondo, è una vita meravigliosa. Quindi vivere in comunione con Dio, vivere in comunione con la Chiesa, con il prossimo, attingere tutti i tesori, ecco, non soltanto di dottrina evidentemente, ma anche di santità, di grazia. Parleremo, se Dio vuole, in questo ciclo, sarà lungo, di catechesi. Parleremo di sacramenti, stiamo già parlando di sacramentali, ecco, parleremo, se vogliamo, insomma, di preghiera. Il patrimonio della dottrina cattolica è veramente una miniera d'oro inesauribile. La miniera è una, quindi si possono certamente estrarre in continuazioni filoni, sempre da quella stessa miniera. Un'altra immagine utile può essere quella della sorgente. La sorgente uno attinge, non la esaurisce mai, ma la sorgente è sempre una. Ci sono delle sorgenti molto buone di acqua, ecco, io sono un amante delle buone acque minerali. Ogni sorgente, per chi le conosce, ha un'acqua, è un'acqua, insomma, c'ha delle qualità intrinseche proprio. Ognuno di noi ha i suoi gusti, insomma, per chi li può avere, no? E quindi è certo che vengono prodotti milioni di litri di acqua da una sorgente, forse miliardi, forse trilioni, ma la sorgente è sempre quella. Ecco, quindi stiamo in questo mare. Qualcun altro ha descritto la dottrina cattolica veramente come un mare pacifico, no? E i figli di Dio dovrebbero essere come i pesci, d'accordo? Che dentro questo mare sguizzano, nuotano, ecco, passeggiano, stanno sereni. Ecco, sapete che in fondo al mare si sta sempre tranquilli, perché le tempeste, i sommovimenti si avvertono in superficie. Chi sta sotto? Però c'è quello che accade sopra. Ed ecco perché essere radicati, ecco, nella sana dottrina cattolica aiuta anche a passare, come dire, oltre sommovimenti, sommosse, questioni, problemi, momenti difficili, chiacchiere, polemiche. E quando stiamo dentro la sana dottrina cattolica, noi stiamo, come dire, proprio nel cuore stesso della Chiesa, d'accordo? Della Chiesa, della sposa di Cristo, del corpo mistico di Cristo, della Chiesa che ha dato vita, d'accordo? Origine, si può dire, realmente, ai santi, ai dottori, ai martiri, alle vergini, che della Chiesa rappresentano fin d'ora la quintessenza. Ma capite che quando la Chiesa comparirà, questo è un altro tema fondamentale, insomma, quando la Chiesa comparirà nella sua totale bellezza, cioè questo accadrà alla fine della storia, quando il numero degli eletti sarà completo, saremo tutti santi. Chi è stato martire è stato martire, chi è stato vergine è stato vergine, chi è stato dottore, chi è stato santo, ma come dice il libro dell'Apocalisse, in essa non entra nulla di impuro, assolutamente, nulla di macchiato. La bellezza della sana dottrina cattolica, ed è quello che fa di questo patrimonio, come dire, un bene inestimabile, è che la sana dottrina cattolica è pura, non c'è macchia in essa,
non c'è, non c'è macchia e è piena, è completa, è totale. Abbiamo visto la volta scorsa, no? Tutto quello che accade, abbiamo introdotto nel corso della storia, in ordine alla esplicitazione del dogma, per esempio, no? Non è altro che appunto una esplicitazione. Il grande Vincenzo da Leren spiegava che lo sviluppo della dottrina non è alterazione o cambiamento, ma è come un bambino piccolo che diventa grande. Io adesso ho 50 anni quasi. Se si vedono le foto di quando ero piccolino, si vede abbastanza bene che sono io. Certo, non sono adesso come allora. È evidente, però il DNA è lo stesso, i tratti somatici sono gli stessi, il taglio degli occhi è lo stesso, i capelli sono molto di meno, ecco. E tra quei pochi superstiti, molti hanno perso il colore originale, insomma, no? Ecco, qualche acciacchetto è arrivato, insomma, e evidentemente. Il patrimonio, il bagaglio che mi porto dietro a 50 anni non è lo stesso che c'avevo a 3 anni. A 3 anni sapevo parlare, ma non sapevo neanche leggere. Insomma, adesso non vogliamo insomma dire, insomma, no? Però c'è qualche piccola differenza, ma sono sempre io. Quindi, cioè, non posso io trasformarmi in un'altra persona. Le follie che vogliono fare gli uomini contemporanei, là il timbro della mia voce è sempre la stessa, d'accordo? Il mio DNA è sempre lo stesso, le impronte digitali sono sempre le stesse, d'accordo? Soltanto per dirne qualcuno, il temperamento mio, la mia personalità, non solo che non deve trasformarsi, ma deve rimanere quella che è, perché la personalità e il temperamento sono doni che il Signore ci ha dato, fanno parte della nostra individualità unica e ripetibile, d'accordo? Ecco, questo vuol dire sviluppo. Bene, abbiamo rifatto perché ogni tanto dobbiamo. Io credo che la bellezza di queste nostre conversazioni è proprio veramente andare a respirare a pieni polmoni in quello che c'è di più bello. Io cercherò, come ho sempre fatto, ho sempre detto, non voglio parlare di me stesso, ma l'ho detto ai miei fedeli, lo dico a voi, cioè tranquillamente, per quanto riguarda la mia coscienza, quello che ho cercato di fare da sacerdote e come mi sono preparato anche al sacerdozio, cioè io ho sempre cercato di curare la fedeltà alla dottrina della Chiesa, sempre. Ho cercato di apprenderla al meglio. E ho cercato di trasmetterla al meglio. Non so se ci sono riuscito, ma io posso dire che cioè di mie opinioni personali, in quella che è stata la mia predicazione, non ci ho mai messo niente. Quando qualche volta dicevo, guardate che questa è, l'ho sempre specificato. Oppure quando qualche volta, l'argomento classico, l'abbiamo anche accennato la volta scorsa, no? Il discorso del limbo. Io ci credo che esiste il limbo, non ho nessuna difficoltà a dirlo, d'accordo? Perché si può dire, ma non essendo come il purgatorio, il paradiso e l'inferno un dogma di fede, devo dire, se qualcuno non ci crede, non va contro la dottrina della Chiesa, non può essere tacciato né come eretico, né come nemmeno uno che professa un errore, perché l'esistenza di questo luogo sui generis che pure è stata, come dire, più che insinuata da qualche testo magisteriale, non ha mai avuto una esplicitazione definitiva, e quindi se qualcuno dovesse non crederci, si ritrova con alcuni problemi teologici in più da risolvere, ma non può essere tacciato come eretico. D'accordo? Questo bisogna mantenere questo, a mio avviso, questa forma di correttezza. E ritengo che ogni sacerdote, un sacerdote è un ministro, noi siamo ministri. Questo vale per tutti, eh? Cioè, questo vale dall'ultimo dei sacerdoti fino al pontefice sommo, che è il servo dei servi di Dio.
d'accordo? E che è al servizio, come l'ultimo dei sacerdoti, di questo. Noi non portiamo avanti nostre idee, noi cerchiamo di portare avanti quello che Cristo ci ha insegnato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, come diciamo ogni mattina, spero tutti, nell'atto di fede. Non possiamo fare altro, perché il ministro, minister, è appunto il servo di una cosa che non è sua, non ha la possibilità di somministrare cose proprie, non lo può fare, è una carognata, d'accordo? È un abuso, d'accordo? Non si può, capite? Perché noi stiamo al servizio di qualche cosa che non è nostro. E il bene delle anime, a cui fine tende fondamentalmente la dottrina e la vita della Chiesa, è un interesse ancora più grande, che è l'interesse sommo che sta a cuore al nostro Signore Gesù Cristo, e che solo nutrendole ai sani pascoli delle celesti praterie potranno raggiungere quello che è il loro fine, cioè la salvezza delle anime. Bene, allora, stiamo concludendo il discorso sul battesimo che abbiamo iniziato la volta scorsa. Ecco, io volevo magari concluderlo oggi, e mi veniva in mente stamattina che forse sarebbe suggeribile, subito dopo il battesimo, trattare al volo almeno, perché poi volevo subito aprire una parentesi su qualche comandamento per non appiattire, insomma, queste nostre conversazioni sempre sulle stesse tematiche, no? Quindi qui noi navighiamo sul mare aperto, d'accordo? Quindi ci sarà certamente un ordine e una coerenza, insomma, no? Ecco, però non vorrei essere troppo rigido e troppo schematico, quindi, perché se ne iniziamo a parlare soltanto dei sacramenti stiamo avanti 2-3 mesi solo su questi, insomma, no? E ci sono altri aspetti, insomma, molto 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 importanti, molto urgenti, molto attuali e molto interessanti. Che altro dire del battesimo? Il battesimo è la vocazione, è la nostra vocazione fondamentale, cioè il battesimo è dono e al tempo stesso è vocazione, in forza del battesimo che noi siamo tutti, attenzione tutti, chiamati alla santità, 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 non santità, 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 d'accordo? Chi è stata ammessa ieri, ci dovrebbe già essere, forse no, l'omelia che ho fatto ieri sera online, ieri sera San Paolo diceva delle cose molto molto semplici, dice fornicazione, così comincia a toccare qualche argomento caliente, impurità, avidità, ma non solo, volgarità, trivialità, queste non sono cose che si addicono ai santi, proprio così dice, non sono cose che si addicono ai santi, anzi sono cose su cui incombe l'ira di Dio. Basta prendere lettura della lettera della messa di ieri, e sto citando testualmente, non le sto dicendo io queste cose. Cioè, agli albori della Chiesa era assolutamente ovvio, cioè San Paolo chiama i destinatari delle sue lettere i santi che sono nella Chiesa di XYZ. Se tu eri battezzato, eri santo, non perché eri già santo canonizzato come facciamo oggi, ma l'essere rivestito di Cristo e della sua grazia ti abilita alla santità. Cioè, chi non diventa santo, attenzione, non è che non ci è diventato perché Dio non vuole. Nelle lettere di San Pietro e di San Paolo si legge, ve lo dico in latino, ec voluntas Dei, sanctificatio vestra, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. D'accordo? Qual è la prima cosa che ci ha insegnato a chiedere Gesù nel Padre nostro? Sia santificato il tuo nome. Non è che il nome di Dio diventa santo, ma sia santificato il tuo nome, l'ho detto tante volte in tante omelie, significa sia santificato il tuo nome in me, cioè divento santo io, come nell'Antico Testamento, siate santi perché io sono santo, Deuteronomio o Esodo, adesso non mi ricordo, uno dei due, siate santi perché io sono santo, siate santi come io sono santo. Chi non diventa santo non è per volontà di Dio, non è che Dio dice, ah no, questi li voglio, a San Francesco lo volevo santo,
Invece questa è una mezza cartuccia. No, questo santo lasciamolo tra i fedeli comuni. No, no. Cioè, se quello rimarrà una persona che ha mutilato, non dipende da Dio. Dipende dal fatto che il dono che ha ricevuto nel battesimo sarà messo sotto i piedi. Ora, voi capite, no? Il battesimo noi lo riceviamo come regalo, l'abbiamo visto la volta scorsa, quindi non ripeto, no? Quel regalo però, che certamente poi i frutti che produrrà, e qui si prendono delle grosse responsabilità, soprattutto i genitori. Cioè, oggi sono tantissime realtà e pastoralmente è veramente un problema. Perché tu il battesimo, io non sono mai stato per queste posizioni estreme, tu dici ma tu c'hai dei genitori che non gliene proprio può importare di meno, questo accade con tutti quanti i sacramenti. Allora, ci sono anche in Italia, insomma, non faccio nomi e cognomi, ma luoghi, realtà, dove si assume una linea estrema. O tu ti fai 10 incontri di preparazione al battesimo, d'accordo, e dimostri, oppure io il figlio non te lo battezzo. Io, pur comprendendo le motivazioni che portano queste scelte drastiche, perché la situazione oggi è veramente drammatica, però privare una creatura innocente di un sacramento così importante, che è la comunione alla cresima, è la stessa cosa. Come si fa? Ma c'è una situazione veramente penosa in giro. E se le famiglie non fanno, ricominciano a fare quello che devono fare, non c'è nessuna speranza. D'accordo? Non c'è speranza per i giovani, io questo lo dico da sacerdote, io ho lavorato tanto con i giovani, quei pochi ragni dal buco che sono riuscito a cavare, 90 volte su 100 provenivano da realtà in cui o la famiglia già c'era, oppure in maniera concomitante con il cammino dell'iniziazione cristiana dei ragazzi hanno almeno ricominciato a provarci, perché senza questo supporto è impossibile. D'accordo? È impossibile. Non si può. Quindi, dono ricevuto, responsabilità di chi lo ha chiesto di cominciarci a educare alla fede. Certo, arriva un momento in cui tutti quanti noi, quando non siamo proprio ebeti, cioè anche se siamo ancora ragazzini, quindi non magari ancora persone mature, però sapete, insomma, gli ebrei, anche Gesù a 12 anni c'era il Bar Mitzvah, il figlio della legge, cioè a 7-8 anni comincia la capacità di discernere il bene dal male, ecco perché in quel periodo la Chiesa fa fare la prima confessione, no? Quindi sì, certamente non c'è la maturità di una persona adulta, però qualche cosa ci raccapezzi. Quindi il battesimo ha bisogno di essere interiorizzato e la confermazione, uno dei fini, per questo è istituito la confermazione, che è importante e che è il culmine dell'iniziazione cristiana, qual è? Che tu ratifichi in prima persona, ecco perché le prime cose che si fanno durante la cresima è la rinnovazione delle promesse battesimali, la triplice rinuncia e la triplice professione di fede. Che quando arriva lo Spirito Santo nel rituale della cresima ha una enfatizzazione. Perché la cresima è proprio l'effusione dello Spirito Santo che corrobora ulteriormente la grazia ricevuta nel battesimo, ti imprime il carattere di soldato di Cristo e ti dà la capacità non solo di vivere la fede, quello ce l'hai già per il battesimo, ma di testimoniarla senza vergogna, con la vita e con la parola, fino addirittura all'effusione del sangue. Il sacramento della cresima è questo, Capite? Cioè, e voi immaginate oggi che il sacramento della cresima nel 95%, e mi tengo basso e lo dico con dolore dei casi, è il cosiddetto sacramento dell'addio, cioè gente che fa la cresima sapendo benissimo che dal giorno dopo, non solo che altro che la testimonianza, ma chiuderei i ponti con la Chiesa Cattolica. Allora, perché è importante radicare la chiamata alla santità nel battesimo? Questo è fondamentale, questo qui. Facciamo subito alcuni esempi. Allora, tutti quanti vorremmo avere sacerdoti santi, giusto?
Mi sembra una legittima aspettativa. Ma vediamo un pochino, la santità del sacerdozio da che cosa dipende? Secondo noi. Dalle mani in testa che mette il vescovo quando ordina un battezzato di sesso maschile sacerdote o da qualcos'altro? Cioè, il sacramento dell'ordine o anche della pienezza dell'ordine, l'episcopato, conferisce all'ordinato la santità? La risposta è no. No. Per cui, magari, è normale che uno si scandalizza se un sacerdote, diciamo, non appare santo. Poi speriamo sempre che altro è quello che appare a causa di tante cose, altro è quello che è. Ma in realtà non ci sta niente da scandalizzarsi. Perché? Perché se quel sacerdote, già prima di diventare sacerdote, non ha interiorizzato il fatto che la vita cristiana è vita di santità, e questa santità è radicata nel battesimo. D'accordo? Quello non diventerà un santo sacerdote. A meno che, perché capite, no? Nella nostra vita noi abbiamo in ogni momento la possibilità della conversione, una conversione seria. Ed è per questo che esiste un sacramento, stiamo facendo un pochino una panoramica, che è il sacramento della penitenza, che è un sacramento formidabile se ben vissuto, per riprendere le file del discorso abbandonato, d'accordo? Ma il sacramento della penitenza, quando è ben celebrato, nel modo di parlarne, comporta un taglio con il peccato. Il sacramento della penitenza comporta un taglio con il peccato, quantomeno dal punto di vista, e questo Dio lo sa, e se sentite anche le mie antiche catechesi, non fate tantissimo sulla confessione, almeno nel proposito fermo, non è detto che tu ce la farai. Questo noi non possiamo farlo, non possiamo promettere, come dice l'atto di dolore, non dice prometto di non offenderti mai più, ma propongo, quello sì, cioè, e questo Dio lo sa quando deve confessare, d'accordo? Cioè, nel mio cuore ci deve essere la volontà di tagliare. San Paolo di ieri diceva: niente fornicazione. Se una coppietta di giovanotti ha rapporti prematrimoniali, non si può andare a confessare senza un pentimento sincero. Pentimento sincero vuol dire che i rapporti prematrimoniali sono peccato mortale, ieri, oggi e sempre, tolgono la grazia di Dio, non si possono vivere, punto. Per cui, se io vivo così, io non sto in grazia di Dio. È inutile vado a prendere il nostro Signore in giro, andando a confessare una cosa che so con certezza che certamente la rifarò. La confessione, tanto che sono scaldato nel passato, non può diventare un modo per irridere il nostro Signore, per prenderlo in giro, per calpestare il sangue di Cristo, per mortificare, abusare della divina misericordia, perché Dio perdona qualunque peccato, anche di peggio della fornicazione, che non è il peggior peccato che possa esserci, ma a chi è pentito. Allora, ancora, abbiamo parlato del sacerdote, stiamo parlando della vocazione alla santità propria del battesimo. Una coppia, una famiglia, mie catechesi del passato che hanno studiato un pochettino omelie, d'accordo? La Madonna Fatima diceva che non tutti i matrimoni piacciono a Dio. È riportato nei libri, basta comprarli, Memorie di Suor Lucia, primo e secondo volume. Si va a leggere quello che racconta la piccola Giacinta di Fatima, ora santa e canonizzata, d'accordo? Riferendo di apparizioni approvate dalla Chiesa. Perché alcuni matrimoni, cioè, non sono graditi a Dio? Quali sono i matrimoni graditi a Dio? Così come quali sono i sacerdoti graditi a Dio? Così come quali sono gli uomini e le donne graditi a Dio? Perché non bisogna diventare per forza sacerdoti o sposarsi, Nemmeno diventare per forza suore, monaci o frati, che quella è una forma particolare di santificazione. In forza del battesimo c'è già tutto.
Non tutti hanno la vocazione al matrimonio, non tutti hanno la vocazione alla vita consacrata e non tutti hanno la vocazione al sacerdozio. Arcuri, quel ragazzino che è stato beatificato da poco, non ha fatto in tempo a prendere uno stato di vita. E Pier Giorgio Frassati, la stessa cosa, ma San Giuseppe Moscati ha fatto il medico santo. Il beato Contardo Ferrini, non è ancora santo, ma già beato, mio ex collega, era professore universitario e magistrato. E Santa Caterina da Siena, che se ne pensi, non era una suora, era una mantellata, era una terziara domenicana. Santa Gemma Galgani non era una suora, era una terziaria passionista. Santa Rosa da Lima non era una suora, mi credo che fosse anche lei, non mi ricordo se una terziaria o francescana o domenicana. E la beata Alexandrina Maria da Costa, non so se è stata canonizzata, è stata per una vita dentro casa. E alcune mistiche non ancora canonizzate, qui io spero presto, a me molto care, come chi mi conosce lo sa, Luisa Piccarreta e Maria Valtorta non sono state sposate e non erano suore. E il nostro Signore voleva che non fossero sposate e che non fossero suore, perché per quello che dovevano fare non potevano né avere la responsabilità della famiglia e né stare chiuse dentro le regole strette di una congregazione religiosa. Ma non è che sono vite a metà, e attenzione, cioè una persona che non si sposa non deve concepirsi come una sorta di vita mancata, di vita fallita, perché non mi sono né sposato né sono andato in convento o in monastero. Attenzione a questa cosa qui, non è così. Perché se io scelgo la santità, il non avere la famiglia e il non avere, come dire, le ristrettezze come necessarie di una vita monastica o religiosa, io ho tutto il tempo a disposizione e posso dedicarmi tanto alla preghiera, alle opere di apostolato, alle opere di volontariato, alle missioni, posso impegnarmi nell'apostolato dei mezzi di comunicazione sociale, ho voglia a te, cioè, tolto il te, posso santificare il lavoro e santificarmi nel lavoro, non voglio fare pubblicità a nessuno e non prendo le parti di nessuno, ma sappiate, insomma, perché non si tratti di cose, nella Chiesa esiste una realtà, io non ne faccio parte, non voglio fare pubblicità, ma lo dico per la formazione di tutti, che è l'Opus Dei. Non pensiate che l'Opus Dei sia una cosa, insomma, è una cosa normalissima, è una realtà ecclesiale, ma nell'Opus Dei i membri, come dire, proprio legati all'Opus Dei, sapete chi sono? Sono uomini e donne non sposate, i cosiddetti numerari, e che fanno la promessa di castità a vita. Perché? Perché loro scelgono di diventare santi coerentemente con la vocazione battesimale, come? Attraverso il carisma della secolarità, cioè santificando il lavoro e santificandosi nel lavoro. Questo è un patrimonio, ripeto, io non voglio fare pubblicità, ma lavorare santamente, lavorare da cristiano, lavorare non controvoglia, anche il lavoro più umile, guardiamo San Giuseppe, guardiamo Gesù che lavora per 30 anni di vita a Nazareth, è una cosa degnissima, d'accordo? Molti che hanno fatto una famiglia in maniera frettolosa, sarebbe stato meglio che se fossero state a casa loro, perché se tu non sei buono, non c'è la vocazione a vivere una vita di donazione e di sacrificio accanto a una persona che è sempre la stessa e a donarti nel far concepire, e allevare, far crescere i figli, non ti sposare, non è per te. Non tutti possono fare i sacerdoti diocesani, d'accordo?
Io, per quanto mi riguarda, secondo me, meno di tutti, però se il nostro Signore non è d'accordo, ma ci vogliono degli attributi, delle capacità, delle qualità che o ce l'hai nascoste o evidenti, o le acquisisci, oppure non lo puoi fare. Così come non tutti reggono la vita di convento, la vita di monastero. Quindi il fondamento della nostra santità è il battesimo. Se tu prendi sul serio il battesimo, allora se diventi prete, sarai un santo prete. Se diventi frate, sarai un santo frate, una santa suora, un santo monaco, una santa monaca, un santo marito, una santa moglie, un santo padre, una santa madre o un santo cristiano, una santa cristiana, che farai bene nel mondo quello che Dio vuole che tu faccia. Questo è fondamentale, questo qui. È importantissimo. È importantissimo. Pensiamo che un San Luigi Maria Monforte ha insegnato la vera devozione alla Madonna, e questo a mio avviso è un patrimonio, come dire, che non andrebbe relegato. Io personalmente prego, se posso fare questa preghiera, la preghiera non è peccato farlo, che San Luigi Maria Monforte sia dichiarato dottore della Chiesa. D'accordo? Ovviamente non è compito mio farlo. Beh, ho la libertà di auspicarlo, insomma, e di desiderarlo, perché lui ha intuito che, attenzione, la vera devozione alla Madonna, cioè unirti alla Madonna e al suo prodigio di santità in maniera strettissima, che cosa comporterà? Comporterà che tu diventerai santo, ma diventare santo, e lui lo spiega, è prendere sul serio la vocazione battesimale. Dice la perfetta consacrazione a Maria è una perfetta rinnovazione delle promesse battesimali, perché sta tutto lì. La nostra vita cristiana è tutta lì. Capito? Quindi è lì che dobbiamo andare ad attingere. Ora, così ci raccordiamo come vive il nostro battesimo e la nostra cresima. Bene, ho capito, non è. Il battesimo è la vocazione alla santità. La cresima, questo dono che ho ricevuto, perché ricordiamo, noi riceviamo due doni dai genitori che hanno ancora la buona creanza di battezzare i bambini. Il dono della vita, che l'hai ricevuto senza chiederlo, d'accordo? E il dono della fede, che è ancora più grande, perché è il dono della vita eterna, che come il dono della vita è chiesto è ricevuto senza chiederlo. Ora, la vita poi tu dovrai viverla, perché la vita tu l'hai ricevuta, ma poi è affidata a te e tu vivrai la vita che scegli di vivere. Perché la vita, poi, man mano che cresciamo, la vita così come la nostra anima è affidata a noi. E nessuno può fare questo lavoro al posto nostro, eh. Così la fede dovrai viverla, scegliere se viverla. Fai la cresima, ma la cresima non può diventare il sacramento dell'addio. Bene, fatta la cresima, che facciamo? Lì comincia tutto quanto. Vuoi diventare santo? Vuoi diventare santo? Allora, che cosa dice Gesù nel Vangelo? Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Punto. Ma io non faccio quello che voglio, dice San Paolo, ma faccio il male che non voglio. Oh, certo, perché c'è il peccato originale, abbiamo visto la volta scorsa. Il battesimo ti toglie il peccato, ma non le conseguenze. E come facciamo a gestire le conseguenze in modo tale che i comandamenti li posso osservare? Mantenendo e alimentando in noi la vita della grazia. Come? Attraverso la ricezione, la celebrazione dei sacramenti che si possono ripetere, per cui guardate, ci fermeremo, perché allora, se una persona imparasse a vivere bene i sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia, non può non diventare santo. È impossibile. È impossibile. Perché i sacramenti non sono uno scherzo. È impossibile. Questa è la prima cosa. La seconda cosa però è la preghiera. Quindi noi adesso il resto perché, cioè, la sana dottrina cattolica serve a mandarci in paradiso, d'accordo? Dio vuole che noi andiamo in paradiso, d'accordo? Non è che ci sta, e vorrebbe anche, possibilmente,
vorrebbe anche possibilmente che un piccolo paradiso cominciasse sulla terra, perché questo era il progetto originario, perché Adamo fu collocato nel paradiso terrestre. La sofferenza, l'angoscia, il dolore, la tribolazione non sono volute da Dio direttamente, questi sono incidenti e sono strumenti che dobbiamo imparare a utilizzare per la nostra santificazione, ma anche questo non lo faremo se non abbiamo l'aiuto del cielo. Perché una persona santa non ci diventa. Ho voglia di dire: padre, io te li voglio tanto bene, anche tutte quante le mie pecorelle che sono, diciamo così, lontane dal recinto sacro, d'accordo? Quindi sono evidentemente parte della Chiesa, ma non membre, non rientrano tra i cosiddetti praticanti. Io li voglio bene, d'accordo? Ma dire io mi faccio la preghiera e non vado in chiesa, come dire, lo puoi dire, lo puoi fare, ma se tu in chiesa non ci vai, sta tranquillo che santo non ci sei. Non è vero il contrario, perché non basta andare in chiesa per diventare santo, perché bisogna vedere come vai in chiesa, come vivi i sacramenti, come vivi la messa, come vivi la comunione, come celebri e come vivi la confessione. D'accordo? Questa è la base proprio fondamentale, proprio è l'ABC. Così come non basta pregare, bisogna vedere come preghi, cosa preghi, com'è la tua preghiera, limitata alle preghiere vocali, quanto preghi e a che orizzonti, cioè com'è la tua preghiera, solo preghiera vocale, hai mai fatto una meditazione, sai che cos'è, e cosa fai davanti a Gesù Eucaristia, c'è un rapporto personale con Lui, sai cos'è la preghiera profonda, sai che il fine della preghiera è raggiungere l'unione con Dio, è creare fin da questo mondo un legame affettivo profondissimo con Dio. Ecco, quindi, ma tutto questo è tutto quanto radicato nel battesimo. Quindi la vita battesimale si esplica, allora, uno, la nostra formazione non deve mai cessare, perché la fede non è una cosa che viene data una volta per tutte, ma la fede è un qualcosa che si alimenta in continuazione. Cioè, voi mi sentite parlare in questo modo, ma penso che insomma non siate così sciocchi, no? Cioè, parlare in questo modo presuppone, come dire, una preparazione remota continua, no? Cioè, capite? Quindi, cioè, io tutti i giorni alimento la mia anima, d'accordo? In continuazione, perché Dio non lo conosceremo mai perfettamente, d'accordo? Sulle cose belle della nostra fede occorre tornare, quindi formazione perpetua, vita di grazia, quindi confessione, messa, comunione e preghiera. Quando si dice vita di grazia, dicono queste tre cose. E poi, osservanza dei comandamenti. Si parte dall'osservanza dei comandamenti e quella è la soglia, cioè i comandamenti sono una soglia di sbarramento. Così oggi facciamo una puntata un pochino di raccordo, no? I comandamenti. Cosa sono i comandamenti? I comandamenti nella versione ebraica originale sono le 10 parole. Si potrebbero anche chiamare il cammino della vita. Perché Dio lo dice chiarissimamente nell'Antico Testamento. Guarda, figlio mio, io oggi pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. I comandamenti sono un aiuto per farti comprendere dove sta la strada buona. I comandamenti non sono una limitazione della tua libertà, ma sono un aiuto all'esercizio sano e santo della tua libertà. Perché, questo mettiamocelo subito bene in testa, il peccato, che è sempre una trasgressione a un comando,
attenzione, un male oggettivo. Attenzione, non soltanto un male oggettivo, ma è un innescatore, un produttore oggettivo di male. Cioè, se tu fai un peccato, anche se ti sembra che quella cosa sia buona, sia divertente, sia delettevole, tu starai male, tu ti farai male e non solo lo farai a te, perché purtroppo c'è una dimensione sociale, cosiddetta del peccato, lo farai anche fuori di te, intorno a te in maniera visibile, ma soprattutto in maniera invisibile. Come scriveva San Giovanni Paolo II, anche un peccato di pensiero fa male alla santità della Chiesa. Non nel senso che la intacca, perché non può essere intaccata, forse parleremo anche di questo, ma nel senso che ne intacca la visibilità, l'espressività. Perché tu facendo un peccato di pensiero regredisci nella santità. Ed essendo un figlio della Chiesa, la santità della Chiesa che in te dovrebbe risplendere si vedrà di meno. Anche per un peccato di pensiero. Allora, se tu fai un peccato, tu starai male, dicevo nell'omelia di domenica scorsa, ma chi ci crede? Adesso stanno tutti quanti preoccupati, magari quando si sentirà tra qualche anno questa catechesi, speriamo che ci siamo lasciati alle spalle tutte quante le circostanze contingenti veramente no noiose, no? Anche se bisogna vederci la volontà di Dio che stiamo vivendo. Ma c'è qualcuno che ci crede veramente che il coronavirus, chiamiamolo per nome, è figlio dei peccati degli uomini? Non stiamo a dire di questo, di tizio, cioè, come tutte quante le malattie, le pandemie. D'accordo? Ci viene mai in mente? C'è qualcuno che ci crede a questa cosa qua? Cioè chi ascolta queste cose ci crede? Perché la dottrina della Chiesa, la sana dottrina cattolica, insegna che esiste solo un male, come dire, male male, un male che Dio non può mai volere, in nessun modo. Sappiamo che Dio è onnipotente, ma vuole ogni cosa tranne che il male morale, perché il male fisico lo tollera e la sua volontà lo sa anche far volgere al bene, ma il peccato non lo vuole mai, in nessun caso, in nessun modo. Dio non autorizzerà mai neanche un peccato minimo. C'è il famoso aneddoto di San Tommaso d'Aquino, l'ho raccontato una marea di volte, d'accordo? In tante omelie. Una volta San Tommaso d'Aquino, penso che sappiate che era professore di teologia alla Sorbona a Parigi, stava facendo una lezione e uno dei suoi studentelli, un po' cretinetti, un po' goliardici, se ne esce: professore, professore, ah, c'è sta un asino che vola. Oh, non posso fare sceneggiate, però stiamo in diretta, insomma. Ma San Tommaso si è alzato dalla cattedra, si era andato vicino alla finestra, e ha guardato fuori, poi ha aperto la finestra, si è sporto a guardare bene, a destra, a sinistra, sopra, in basso, eccetera, eccetera. Immaginate tutta quanta la classe, no? Tutti quanti a ridere, ridi, 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 ridi. San Tommaso d'Aquino non si è scomposto per niente. Torna in cattedra, dopodiché dice una frase molto semplice: ridete pure quanto volete, però ricordate che è più facile che il Signore faccia volare un asino piuttosto che dia il permesso al vostro collega di dire una bugia per scherzo. Una bugia per scherzo. C'è molta gente che pensa che non sia peccato nemmeno una bugia di scusa, la cosiddetta bugia bianca o scusatoria. È peccato anche la bugia giocosa. Peccato veniale, ovviamente, no? E allora? Perché? Ah, Dio è cattivo! Ah, Don Leonardo, tu fai queste catechesi! Che immagine di Dio lasci in giro! Dio non è così! Lasciamo, io la lascio tranquillamente dire, non faccio niente di personale, ma
Se San Tommaso d'Aquino, che non è l'ultimo deficiente del villaggio, questo è un fatto storico, questo qui, fa una cosa di questo genere, ma uno che l'ascolta, qual è l'atteggiamento senza? Ah, San Tommaso d'Aquino, medioevo, immagini di Dio, mica Dio è un ragioniere, te pare che Dio mostra le cose serie e sta a pensare alla bugia di gioco? I ragionamenti degli stolti, io li chiamo, insomma, che poi non sanno neanche di esserli. Io quando sentì quella cosa dissi: calmi, perché un genio come San Tommaso d'Aquino dice questo? Cosa c'è dietro? Perché la bugia di scherzo, certamente, non è che produce la fine del mondo, ma non essendo un bene, ma un male, produce il male. Dio il male non lo vuole, capito? Quale genitore vorrebbe, ha un figlio, dice, vabbè, te fai un taglio sull'indice, d'accordo? Pigli un coltello e ti tagli il polpastrello dell'indice. Ah, vabbè, ma che gli fa? Ci metti un po' di disinfettante, un cerotto, al limite un punto e non c'è niente, no? Ma io dico, c'è qualche padre o madre assennata, perché sapete, oggi non si sa mai, che dice: ah, vabbè, se mio figlio si taglia il pollice, boh, fa niente, tanto mica gli hanno dato una coltellata alla milza o ai polmoni, e si è fatto un taglietto all'indice. Ma il taglietto all'indice, se è possibile, non se lo fa, d'accordo? Diceva: quando giochi, non ti preoccupare. Basta che non pigli una pallonata in faccia, però se ti rompi un dito non fa niente. Certo, se ti pigli una pallonata alla faccia che perdi un occhio è una cosa grave. Ma perché il dito te lo devi rompere, insomma? Cioè, perché se le dita sono 10, che il nostro signore ce l'ha date 10, faccele sta tutte 10, o quindi il minimo peccato Dio non l'autorizza. Non autorizza. E non possiamo, cioè, se tu vuoi diventare santo, non puoi dire ma che ce fa? Perché sei uno stolto se dici ma che ce fa. Sei uno stolto. Perché il fatto che un peccato sia piccolo e quindi il male che produca non sia paragonabile evidentemente a quello di un peccato mortale, lo stesso San Tommaso diceva che 1.000 peccati veniali, tanto per dire un numero, non fanno un peccato mortale, per carità. Ma non si devono fare. Un conto sono quelli che purtroppo con questa carcassa che ci troviamo dietro, con le passioni impazzite, con le cose che ci prendono alla sprovvista, ti scappa una parola fuori posto, ti scappa un atto di impazienza, cioè, che capite, quelle cose che prima che riusciremo a controllarle tutte, insomma, ce ne vuole, perché qui stiamo combattendo con un'umanità che stiamo tutti quanti rovinati. Ma un conto è la debolezza. Un conto è l'approvazione a priori di una cosa cattiva. Cioè, chi fa questo qua non diventerà mai santo, mai. Le parolacce, ieri San Paolo diceva, la volgarità e le trivialità non si devono dire, non sono cose da figli di Dio. Allora dice, ma come faccio a non dire mai una parolaccia? Dico, a parte il fatto che si fa, perché io conosco gente che le parolacce non le dice. Mai. E non solo c'è gente che non le ha mai dette, ma c'è anche gente che era il parolaccia, dicono a Roma, e ha smesso e non le dice più, mai, non le dice. Stessa cosa capita per la bestemmia, è una cosa più grave. Allora, è chiaro che se tu non ti metti in testa, le parolacce non si dicono, non si devono dire. Perché non sono cose da figli di Dio. A Dio non piacciono. E quindi non si fanno. A prescindere dalla valutazione, perché poi che peccato è la parolaccia? Qui c'è molto da discutere, secondo me. Ne discuteremo a suo tempo. Ma se tu, è chiaro che pur avendo fatto sto proposito fermo, se tu per una vita ha avuto una bocca come una cloaca, mi si perdoni il termine un po', esempio un po' brutale, forse dall'oggi al domani non riuscirai ad andare da 1.000 a 0, sicuramente,
Ma se fa un proposito fermo, c'hai proprio un calo, hai visto il picco dei contagi, di cui si parla, passi da 1000 a 10. Insomma, non è ancora la perfezione, ma la 1000, e nel tempo arriverai a zero. È chiaro che se tu cominci a pensare, sì, mo sta, pensa pure alle parolacce, addio. Te pare che so queste le cose serie della vita, cioè. Cosa c'è dietro? Dio il male lo proibisce perché mi vuole bene, non vuole che io sto male. Perché tutti quanti i mali che noi soffriamo in questo mondo, nessuno escluso, la croce di nostro Signore Gesù Cristo, perché si canta nel cantarello tanto bello che si fa durante le vie crucis in Quaresima, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Perché tutto il male che noi vediamo, male fisico, sofferenza e morte, male psichico, depressioni, noia, solitudine, angoscia, disperazione, divisioni tra di noi, mali affettivi, distruzione delle famiglie, qualunque cosa, qualunque cosa. E produce male. Male. Non si fa. Quindi non possiamo entrare in queste dinamiche distruttive. Non possiamo. Quindi non c'è nessun cammino di santità battesimale che non sia dove non siamo aperti a comprendere che Dio non può in nessun modo volere il male perché ti fa stare male. E ripeto, tutto il male che noi conosciamo viene sempre e solo da lì. Ci siamo chiesti perché la Madonna sono 200 anni che sta dicendo conversione, 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 conversione e poi preghiera e riparazione, preghiera e riparazione. Ma perché? 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 Allora, quando uno capisce questa dinamica fondamentale, adesso quante questioni che hanno fatto, cioè io, la pandemia è un castigo, non è un castigo. Allora, chiudiamo questa cosa qui. Allora, noi ci immaginiamo nostro Signore, vediamo un attimo, no? Perché i termini poi bisogna sempre. Noi ci immaginiamo nostro Signore che sta con le braccia conserte, cioè. Una certa immagine distorta del castigo è quanto mai fuorviante perché non fa capire che cos'è realmente un peccato. Cioè, non è che il peccato. C'è nostro Signore che sta così. Ha deciso che 10 cose non si possono fare, 10 comandamenti. Così, perché gli andava. Tu trasgredisci e dici, vabbè, una te la passo, due te le passo, tre te le passo. Ah no, alla quarta mo te faccio vedere io. Pensiamo che funzioni così? Cioè, io vorrei tanto che le persone imparassero, prima di parlare, di infervorarsi, tante cose, fermati e riflette. Pensi questo? Pensi questo? Dio fa esattamente il contrario. Allora, tutto il male che noi ci troviamo addosso, rispetto a quello che dovremmo vivere, è una percentuale infinitesimale. Perché appena tu fai un peccato, tu quel male lo inneschi tu, soffrirai per quello. Capito? Allora, non soltanto che Dio non ti manda, come dire, cioè, ma Dio in continuazione per le preghiere della Madonna, per le messe celebrate, per il sacrificio del figlio,
di 100 che dovresti riceverti in base al male da te prodotto, te ne arriva 30. Capito? Il cosiddetto castigo, sai che cos'è? Che ogni tanto il nostro Signore dice, allora, di 100 che lui ha prodotto, non te lo mando io, facciamogli arrivare anziché 30, 40, perché forse se capisce un po' di più che tutto quello che fa in genera sofferenza, forse tornerà tra le mie braccia, forse, speriamo, e altrimenti pazienza. Io ci ho pensato anni a queste cose qui, quindi, guardate che è veramente così. Perché il termine castigo, che è biblico tra l'altro, si usa nella Bibbia, significa etimologicamente castum agere, cioè ti rendo puro. Ma quale genitore è contento di rimproverare, correggere o dare un castigo, non esci, ti do lo sculaccione, senza fare male chiaramente, a scopo pedagogico, d'accordo? È un gesto, non un atto di violenza. Quale genitore è contento di fare questo a un figlio? E quando è che lo fa? Quando ha provato in tutti i modi possibili, con l'amore, con la dolcezza, a far capire una cosa e vede che non è ascoltato. E perché lo fa? Ma per il bene di quella creatura, no? Qui però attenzione, Dio col male non c'ha niente a che fa. Questo ci dobbiamo mettere bene in testa. Da Dio il male non esce, capito? Non esce. Non esce. Tutto quanto il male che noi inneschiamo va a, come dire, ingrossare, a potenziare il potere che l'operatore del male per antonomasia, che è il diavolo, ha su di noi. E quello che avviene dietro le quinte, è il diavolo che costantemente vorrebbe farci sto mondo e quell'altro, e il braccio del figlio, la mano, e viene trattenuto dalla potenza di Dio che dice non tutto, però il diavolo reclama anche quello che è suo, perché se noi continuamente stiamo dicendo amen, 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 perché il peccatore fin da principio è lui, il peccato non è soltanto un produrre male, ma è anche se tu non sei consapevole, tutto quello che ti pare, è dire amen al diavolo. Il peccatore fin da principio è il diavolo, colui che si è ribellato stupidamente alla volontà di Dio, che era bene per lui, è stato lui. Fare il peccato vuol dire essere imitatori suoi, quindi vuol dire dargli gloria. Cioè, hai pensato mai che fare un peccato è come dire viva il diavolo? È così, Chi di noi direbbe a occhi aperti una cosa del genere, se c'ha un'idea adeguata di chi è il diavolo? Perché tra l'altro rientra anche nella sana dottrina cattolica l'esistenza degli angeli ribelli. Avremo modo di parlare anche questo. Non sempre tutti ci credono oggi. Allora, questo è l'itinerario che ci attende. Allora, questa è un po' proprio una sintesi ad ampio raggio di quello a cui la sana dottrina cattolica tende a forgiare e plasmare un santo, un milite, un soldato di Cristo in senso buono, quindi capace di lottare veramente contro il male. Noi abbiamo soltanto un nemico, che è il male. Il male è il peccato. Perché se uno combatte il peccato, ha già combattuto il demonio, non c'è, cioè, vuoi fare l'esorcista? Tutti siamo esorcisti. Don Leonardo, che sta dicendo? Tutti siamo, i battezzati sono tutti esorcisti, perché se tu non pecchi, tu al diavolo lo mandi all'inferno, capito? Quantomeno da me aria, dentro di me, non te ce faccio entrare, con l'aiuto evidentemente della grazia di Dio, del suo supporto, eccetera, eccetera, senza mettersi a fare le sfide con il diavolo, perché, attenzione, il diavolo non ha mai sfidato di petto, perché noi siamo deboli, anche con la grazia di Dio, e lui
se trova, se Dio gli permette, insomma, di operare, è terribile. Però lo sbattiamo all'inferno stando lontani dal peccato. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata. Se Dio vuole, ci vedremo di nuovo martedì prossimo per un nuovo tour dentro le celesti praterie della sana dottrina cattolica. Dio vi benedica, una santa notte a chi ha seguito la diretta. Alla prossima, mia benedizione, Ave Maria.